Vai. Allora, mi chiamo D'Amato Concetta, sono nata a Ponte Cagnano 8 dicembre 1931, sono abbastanza, diciamo, in età. Ho vissuto il cambiamento da una piccola cittadina, Agropoli, bellissima, ad una città, Salerno, grande, bella e soprattutto allora molto pulita, molto confortevole e una città di mare. E in seguito al mio trasloco non è cambiato niente, la vita era normale come prima. Negli anni 60, gli anni del famoso boom economico e anche gli anni in cui io ho avuto il trasloco a Salerno, c'è stato un benessere non indifferente. Non c'era questa grande disoccupazione come adesso, non c'era violenza, si poteva anche dormire con le porte aperte perché non c'erano ladri come ci stanno adesso e come c'è tanta violenza, tante stragi e tanti danni, tanti disastri, disastri aerei, disastri ferroviari. Ultimamente c'è stato in Puglia e quindi devo essere sincera, questi anni non è che a me piacciono eccessivamente, mi sono piaciuti più gli anni di prima. Poi abbiamo acquistato a casa nostra la televisione, il frigorifero e tanti altri elettrodomestici. Per quanto riguarda la televisione, prima si stava bene, vedevamo tante belle novelle, tante belle trasmissioni. Oggi invece i ragazzi tutti quanti si mettono di fronte a questo aggeggio, a questa televisione e non partecipano alla conversazione con i genitori e con i parenti. E quindi non è che ci sta l'internet, ci sta i cellulari, tante altre cose, per cui io vedo anche dai miei nipotini che a prima mattina appena si alzano vedono la televisione, cominciano a fare tante di quelle cose che non... Se ti dovessi chiedere un simbolo degli anni 60, un simbolo, un oggetto che tu vedi come simbolo di quegli anni. E che devo dirti, che simbolo ci sta? Tu che mi risponderesti? Tipo, se ti dico una macchina, ci stava una macchina che in quegli anni andava molto di voga? Una macchina? Una macchina, le auto, che andavano, molti sono acquistati in quegli anni. Voi che auto avete acquistato in quell'anno? Allora, quegli anni mio marito era, come devo dire, venditore di auto, auto usate, auto nuove. E quindi come simbolo diciamo che le auto sono quelle che sono andate più in vigore. Questo è quello che... Vabbè. Vuoi salutare? Eh? Vuoi salutare?